Per Capobassone. E siamo qua. Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Ci siamo riuniti tutti su questa montagna, per un'incursione contro alcuni nerdacci maledetti. Nell'attesa che tutti i cazzi, abbiano gli oggetti primari per la missione, stiamo perdendo tempo a cazzeggiare. Gli amministratori, ovviamente, vedendo un gruppo di gente zompare sulla montagna, sono arrivati in massa, per rompere i coglioni. Un mio fedele merdone, mi ha regalato una spada demoniaca, una spada forgiata con i peli di fica, lava incandescente, ossa di pollo, e diamanti. La spada, ha un moltiplicatore di attacco del 200%, tramite infezione di ebola. Tale spada, è stata chiamata, la puttanatrice. Ma guardate voi stessi, che potenza! Con questa, si possono disegnare dei sorrisini findus, da un orecchio all'altro, con estrema facilità. Comunque, a parte le stronzate, siamo pronti a partire. Scrivo un messaggio in chat, per chiedere di farci strada, verso le basi dei nerd scavatori. Eravamo tutti caldi per la battaglia, quando ad un certo punto, arriva uno degli amministratori, che ci sgancia tre porchi, legati e sodomizzati. Che figata, ci vuole accompagnare lui, con il trasporto aereo, a Gagagaga. Minchia, guardate che roba, i porchi volanti sono il futuro del trasporto aereo, agagagaga. Tutti sui porchi, si parte. Agagagaga, me sto a senti male, agagagaga. Non ho mai visto una roba del genere, ma come cazzo si fa a concepire una roba simile? Non vedessi l'ora di partire, agagagaga. Uzi io, sto volando, madonna, sto volando. Da su, vedo pure la sorella di un mio haters, infrattata nel boschetto, con Mandingo nel culo te lo spingo, agagagaga. gagagaga. Aga. Stiamo galleggiando in aria come degli stronzi nel cesso. Sapete quando la merda è così leggera che non affonda? Ehi ma sono rimasto da solo. Che minchia succedessi? Ehi ma che cazzo? Porco maiale, cane lurido, bestia deforme ricottaro, troione malefico nano infame, cesso gabinetto otturato. Non ci posso credere, puttana vacca, non è possibile. Sono stato inculato a sangue per l'ennesima volta, per colpa delle lagate micidiali. Non potete capire cosa si prova, a guardare la morte in faccia, a galoppo di un porcello. Agagagaga, baffanculo, maledetto amministratore succhia palle. È inutile che mi teletrasporti sulla scena del delitto, coglione, ho perso tutto, pure la mia adorata attrice. Segaiolo di merda, ammazzati col gas. Spero che ti venga uno sbucco di sangue e ci lasci le penne, trimone. Almeno l'armatura sono riuscito a riprendermela, purtroppo però, la spada puttanatrice è svampata nel nulla. E con svampata nel nulla, intendo dire che qualche figlio di puttana si è inculato la mia spada. Nessuno ha visto niente, e. Ehi hey ma, che cazzo è successo? chiedo le replay dalla regia, guardate attentamente, prima si schiantano gli oggetti, e poi arriva Bianchina Rick, agagagaga. Aga aga. Si è ammazzato, a scoppio ritardato. Ma aspettate un secondo, che cazzo di bestia è quella? Un polipo cavallo. Un mezzo un cane mezz'noca. Scrivetemi nei commenti, cosa vi sembra questa bestia. Pochi minuti dopo, arriva quel coglione dell'amministratore, che ci è fatto sfracellare con i porchi, e un merdone, tenta di prendersi la sua vendetta, cercando di ucciderlo a spadate. Agagagaga, guardate come se la fuga, dopo aver preso due pugnazzi in faccia. Siccome voglio evitare di prenderlo al culo un'altra volta, me la fugo in superficie. Vacca puttana, ho perso pure gli attrezzi del mestiere. E sali, e sali, e sali, e sali ancora, finché la tua testa sbatte contro un cubo e capisci di essere nella merda. Senza attrezzi la risalita sarà molto dura. Ma all'improvviso si fa vedere ancora quel coione con il porcello. Vaffanculo, questa volta non ci salgo. Però non ho nemmeno lo sbattimento di salire senza attrezzi. Vabbè, ci riprovo. Se mi fa cadere, però, ti prendi l'ebola, per direttissima. Vai piano, vai piano, così, così, piano piano. Piano, porca puttana, vai leggiadro come una farfalla, pian pianin. Pian pianin, pian pianin, sono lo spazzacamin e ti spacco il culettin. La vedo male, la vedo malissimo, sta andando su e giù come uno yo-yo. Dai, pensavo di sfracellarmi come una merda, invece, per adesso va tutto bene. Bianchina Rick si è suicidato per la seconda volta a gagagaga. Ehi ma che cazzo succede? Si è impastato il maialino. No 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 no, salvatemi. Bapanculo! E per la seconda volta lo piglio a culo con la sabbia. No Tok, brutta merda servo, risolvi il problema della corda online. E poi, ammazzati col gas. E invece di partire per la missione, eravamo così demoralizzati, depressi e senza oggetti, che siamo saliti sui trenini, con il dito in bocca, e abbiamo giocato al piccolo ferrotranviere, tramviere, Agagagagaga. Spingetemi animali! Siamo così morti di fame, che non abbiamo nemmeno i binari, con la pietra rossa, per spingerci automaticamente, Agagagaga. Vedete come mi segue? È il mio schiavo spingi carrozza ufficiale, Agagaga. Sono troppo felice, perché, mi hanno portato il componente di spinta automatica, Agagagaga. Sono finalmente un bimbo felice, che può giocare ai trenini, senza bestie che mi spingano. Agagagaga, yuppidu, andassi alla velocità della luce. Oh my goddeness, mi venisse da rigurgitare la cena, agagagaga. gagagaga. Avessi la vomitazione pronta. Bastone Jay, sei troppo forte. Cazzo pallone, guidi troppo bene! Chi ti avrebbe insegnata? Raikkonen? HKK. Lecca pupazzone, sei talmente bravo che schivi pure le fiamme. Bene, penso che per oggi è tutto. Poteva essere una bellissima missione, ma l'amministratore culattone ha rovinato tutto come al solito, agagagaga. Aga aga. Ma ci rifaremo presto, non preoccupatevi. Tenete l'uccello dritto, perché arriveranno nuovi episodi, allucinanti. Ciao a tutti, Merdoni, a presto. Fatti like per capobassone, aga gagaga.